In occasione del suo tour italiano abbiamo intervistato Paola Harris, giornalista investigativa che dal 79 si occupa di ufologia e negli ultimi anni di esopolitica, ovvero la disciplina accademica che prepara il mondo e i popoli della Terra al contatto ufficiale. Paola Harris è a stretto contatto con molti dei principali ricercatori in questo campo ed ha intervistato personaggi di notevole importanza, uno fra tutti l'ex ministro della difesa canadese Paul Hellyer. Autrice del libro Il mistero svelato, scrive anche per numerose riviste del settore e partecipa ai congressi mondiali più importanti, contribuendo a svelare il mistero cosmico. Spesso noi abbiamo sentito dire che gli alieni sono fra di noi e siamo naturalmente molto curiosi e affascinati da questo argomento. Tu a riguardo cosa ci puoi raccontare? Li possiamo incontrare quando camminiamo per strada, ad esempio? È possibile che magari li abbiamo incontrati e non ce ne siamo resi conto? Come possiamo riconoscerli? Io ho sentito che per incontrare gli alieni e per fare parte di un nuovo mondo, come ha spiegato Cole nel corso, bisogna alzare la nostra vibrazione. Se noi rimaniamo della terza densità, se rimaniamo sempre uguali, che pensiamo solo esclusivamente alle cose terrestri, gli alieni non li incontri. Se fai molto meditazione, se mandi messaggi mentali, devi capire che il pensiero è la cosa più importante che c'è per l'umano. Se mi ha detto un astronauta, quello Edgar Mitchell, che era il sesto uomo sulla Luna, che lui ha fatto esperimenti di pensiero dalla Luna, è stato il 90% corretto, perché lui faceva la telepatia. Puoi immaginare se tu puoi mandare pensieri alla Luna qui a Florida, che il potere di un pensiero. Loro non stanno sulla Luna, stanno in un'altra dimensione, ma il pensiero è così forte che basta rivolgere il pensiero, avere il desiderio. Se li incontriamo, ho sentito dire da tanti stanno già qui per alzare la vibrazione terrestre, vorrebbero che noi ci mettiamo un altro chip nel nostro hard drive del computer nostro, perché sembra che la specie umana è rimasta ai giorni dell'uomo della cava, perché stiamo vedendo le stesse medesime cose e i nostri valori sono le stesse, in altri termini i valori di sopravvivenza, di fregare il prossimo a tutto. Tanti grandi maestri sono venuti qua per cercare di cambiare questo sistema e noi o l'abbiamo uccisi o abbiamo fatto qualche religione. Loro ci stanno provando. Se tu, io, il prossimo, la persona, riusciamo a vibrare a questa quarta densità, che è quello che chiamano la quarta densità, siamo sullo stesso onda di frequenza e poi si può comunicare. E io ho grande fiducia che li incontri. Non ti è mai capitato quando sei entrato su un negozio o su un autobus, guardare e fissare una persona che ha una vibrazione un po' diversa e quella persona ti riconosce o ti dà qualcosa, un pensiero, ti rivolge il pensiero, lo sguardo, non guarda via ma ti guarda. Io penso che quelle persone che incontri così sono probabilmente loro o persone sulla stessa frequenza. Su internet spesso troviamo delle notizie riguardo gli alieni che stanno per presentarsi all'umanità. Tu come vedi tutto ciò? In parte ci hai già dato una risposta. Come lo vedo, il problema è il problema, non è un problema, l'alieno è già qua. Io li chiamo invece di alieni, perché alieni è una parola, significa che stanno fuori del normale. Le culture cosmiche, perché è gente di altre dimensioni, di altri pianeti, hanno sempre fatto parte della nostra storia ed è il riconoscimento che dobbiamo avere. Loro hanno questo grande direttivo di non interferire, ma se chiediamo aiuto, se noi abbiamo bisogno, interferiscano. E i prossimi anni saranno un po' duri. Quindi oltre che di testa è anche una questione di cuore, sì. Di vibrazione a livello di cuore e di testa. Sì. Poi chiedere aiuto alle persone che hanno già superato un periodo di storia che noi dobbiamo superare, perché abbiamo un po' di anni un po' brutti avanti a noi. Puoi chiedere aiuto, dici,
possiamo chiedere, non pregare come facciamo noi, che togliamo tutta la responsabilità umana, ma cosa possiamo fare? Possiamo chiedere aiuto, darci qualche indicazione come ci dobbiamo comportare. Il cibo da mangiare, l'aria di disperare, come dobbiamo comportarci e organizzarci e tutto. Si può fare, e io sono... Guarda, anche nella Bibbia dice chiedi e ci sarà una risposta. So, sì, cioè, io direi che nei prossimi anni... La questione extraterrestre è molto complicata, come sapete io mi interesso di esopolitica. Questi gruppi hanno già contattato i grandi capi di governi, religioni e tutto, per farli capire che cambiano le cose. So, questi grandi gruppi ci sono e collaborano, ma quelli di potere pensano che noi siamo un gruppo di pecore e che non è necessario che noi sappiamo questa realtà. Ma non possono controllare l'alieno. L'alieno, se si vuole parlare con le persone, lo farà. O se l'alieno si vuole presentare all'umano della Terra, lo farà. Anche se ci sono questi accordi.